Grazie Presidente. Visto che prima avevo già parlato e forse qualcuno si è dimenticato di quello che ho detto l'altra volta, prendo spunto da questo emendamento per fare un intervento veloce ma che prenda entrambi gli argomenti. Sì, veloce in quel senso. Capisco che la discussione è abbastanza sterile perché noi stiamo attendendo in qualche modo un risultato di questo dibattito, risultato dal quale poi verranno i nostri ragionamenti su quello che è la scelta complessiva di riorganizzazione del Veneto. Però i due emendamenti, quello appena bocciato e questo, trattano casualmente due ULS che conosco, la ULS 8 che è la ULS di Castelfranco Veneto e la ULS 15 che è la mia ULS. Allora, quando noi abbiamo posto il problema dei criteri a quest'Aula, e ad oggi l'Aula è sorda rispetto a darci una risposta sui criteri, quando vado a queste due ULS ho due argomenti per i quali sarebbe opportuno, più che perdere tempo qua a fare ostruzione finalizzata a mari, a sospendere, a parlarci da qualche altra parte finché l'ostruzione continua, perché pongo due domande rispetto a queste due ULS. Le schede sanitarie che non andiamo a toccare, per la ULS 8 che abbiamo appena visto, prevedono che essa venga, almeno l'ospedale di Castelfranco Veneto, implementato nel servizio, diciamo, per quanto riguarda l'oncologia. Tanto che ci fu un dibattito estivo abbastanza acceso sullo spostamento dello IOVA a Castelfranco Veneto. Ma in quel ragionamento tra schede si parlava della scheda di Pau e della scheda di Castelfranco Veneto. Allora la domanda è, nella proposta nuova della ULS provinciale di Treviso, che non so se resterà o meno, questa ipotesi di lavoro tra Pau e Treviso, stavolta non più Castelfranco Veneto, non più ULS 8, ma ULS di Treviso, resta in piedi o no? Non vi sembra che un argomento così delicato per il Veneto, cioè il Centro Oncologico Veneto, la sua sede, sia argomento che ha bisogno che quest'Aula ne discuta? Mi pare di sì. E sarebbe opportuno che le scelte che facciamo siano anche funzionali a questo. Non ho detto cosa è giusto o sbagliato. Non ho la pretesa di avere la bacchetta magica di dire se è giusto o no che lo IOVA resti a Padova, che si faccia non so dove, perché magari potremmo discutere se il nuovo ospedale di Paolo contiene o meno. Cioè io mi domando se una riforma della sanità veneta può prescindere da queste scelte, che erano scritte nel vecchio piano sociosanitario, ma che diventano di fatto superate da alcune cose che stanno emergendo via via. Ma l'emendamento in questione che stiamo votando adesso riguarda invece la ULS numero 15. Una ULS che non l'ho detto io, fra l'altro quella sera fui sorpreso e ebbi il piacere di ascoltare a porta il grande Vespa che disse che la ULS di Cittadella era la migliore ULS d'Italia. Allora, se è la migliore ULS d'Italia per i dati che ha, qualcuno mi spiega perché passiamo a un modello diverso? Perché vedo oggi sul giornale che quella ULS che adesso andiamo a dire no, non deve vivere. E io non sono contrario alle fusioni. Ha un bilancio, se non ho letto male, in cui rispetto ai 200 milioni di buco acclarato della sanità veneta nuovi, ha un buchetto da 1,5 milioni. Ma si andrebbe a fondere con due ULS che hanno un bucone da 65 milioni di euro. Cioè a dire, la ULS di Cittadella, così come quella prima, è scritto sul giornale, ma se è sbagliato, ma io leggo i giornali, poi ragazzi dovete contestare voi, mica li contesto io. Io leggo sui giornali che a Pau c'è un 40 milioni di buco, a Est 25 milioni di buco, la ULS di Cittadella ne ha 1,5, quando poi fai la media. E se non vado errato, parlavo prima di Castelfranco Veneto, parlo adesso di Cittadella, sono le due ULS che hanno pro capite, insieme ad altre, più basso del Veneto. Quindi Cittadella ha, Castelfranco ha, il riparto pro capite più basso del Veneto, il debito più basso del Veneto, e le sommiamo con delle ULS dove il pro capite è più alto e dove, rispetto al pro capite più alto, andiamo a spartirci i debiti, spalmare i debiti. Cioè Cittadella si troverà 15 milioni di debito per conto di altri. Altra domanda e chiudo. Rispetto alla riforma che abbiamo, il pro capite come finisce? Perché mi pare che non è banale sapere il riparto come sarà. O facciamo la ULS unica di Padova e a Cittadella diamo 1.500 a persona, a Padova ne diamo 1.800 e a Bassa Padovana 1.600. Il giorno che è una ULS unica dovremmo avere un riparto unico. E dovremmo, nei criteri preventivi, prima di fare le fusioni, sapere dove andiamo. Di solito quando si fa un tragitto per andare in ferie, uno fa le mappe e dice parto da qua, arrivo là, questa è la strada. Beh, noi stiamo facendo una riforma in cui di tutto questo non c'è niente. Bocciamo, respingiamo, accantoniamo, ma un minimo di approfondimento sul dove insieme si vuole andare.
non è una stupidaggine. Capisco che il mutismo aiuta a non assumersi responsabilità, ma prima o dopo rischieremo di fare un voto e tutto questo tempo perso non è servito a produrre qualità rispetto al voto che faremo. Grazie.